cosa vuol dire. Facciamo ogni giorno. Non fare il napoletano. Ogni giorno. Vabbè, basta, no, non mi sento. Facciamo ogni giorno, dai, per compenso. Ogni giorno siete diventati. È una domanda da fare, tutti i giorni facciamo un tormentone, dai. Se volete chiamare da Napoli, parlate di calcio, avete stanca. D'accordo, è una domanda, scusami, è una domanda. Parlare di calcio sì o no? Dai. No, non mi interessa tutti, parlare con te. Bene, grazie. Grazie, andiamo avanti. Forza Napoli e bene. Perché poi comunque se parte da un'offesa è tutto regolare. Poi magari uno sbaglia a dire una cosa, partiamo dalla cosa che ha detto. Però le offese le dobbiamo prendere. Ma siate un po' più originali, parlate di calcio, chiamate da Napoli. Quando abbiamo detto la nostra chiedere scusa, telefonate da Napoli, passatele, ci mancherebbe altro. Però becchiamo pure qualche napoletano che abbia un po' di sale nella zuppa. Parli dal concetto che vuole chiedere scusa. No, scusami, se parti dal presupposto che devi chiedere scusa da un'offesa ricevuta, di che stiamo parlando? Ma lascia stare, sono che monotonia. Andiamo! Il cristiano Ronaldo è un fenomeno, il fenomeno ce n'è uno solo, si chiama Leo Messi. Si chiama Leo Messi, il caro Piscitello. Sanno vuol dire Leo Messi? Guarda la punizione che ha battuto contro il Liverpool. Sta sempre a far vedere la punizione della rovesciata che ha fatto a Torino. E non guardate la punizione che ha fatto contro il Liverpool. Leo Messi è il miglior giocatore del mondo. Lo dicono tutti. Con la Juventus, il mediano, adesso non mi viene in mente, la barba già. C'è Pirlo, chi è? Pirlo, l'ha detto Coso, l'ha detto Capello, l'ha detto Costa Punta, l'hanno detto tutti. Scusi, ma noi che possiamo, l'hanno detto tutti, l'ha detto il vice sindaco, l'ha detto il governatore della Pennsylvania, ma noi che possiamo... Ma scusi, qual è il problema? Adesso vengo alla domanda che al caro Pellegrino. Vorrei sapere la situazione di Griezmann e di Neymar. Grazie. Buonasera. La situazione di Neymar e Pirlo, non ho capito. Griezmann e Neymar, credo. Avevo capito Griezmann. Ma Griezmann è già lì. Griezmann e Neymar. Griezmann e al Barcellona c'è un contenzioso in corso con l'Atletico Madrid, non è più una notizia. Neymar vuole andare al Barcellona ed è in pieno pagato. Ma lo sai che Ganz fa sufficiente. Io l'ho detto ieri. Ci conosco e ci siamo conosciuti. Grazie. E hai tutta la mia solidarietà. Grazie mille. Perché questa è una pura violenza che stanno facendo nei tuoi confronti, dai social, addirittura pura politica, non ci dico, ma poi ce l'hai facciato. Vabbè, allora, grazie, vai, domanda. Fammi cogliere l'occasione. Siamo messi bene. So che tu hai un buonissimo rapporto con il presidente dell'Udinese, non negato. No, chi lo nega? Non ho mai negato, no? le verità non le nego mai. Ci mancherebbe altro. Ma possibilità di rivedere Rodrigo De Paul a Napoli? Perché secondo me il giocatore perfetto per il modulo di Ancelotti, per la piazza di Napoli e per il prototipo di giocatore che cerca la Napoli. Ascolti in diretta e un saluto alla grandissima storia della Dubai. Grazie mille, grazie al tifoso napoletano da Milano. Grazie a te.